Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto ringraziare la Federben per più di questa platea che mi ha dato l'opportunità di parlare ecco, della nostra azienda, in particolare anche Serena. E con piacere siamo qui per la prima volta a vederci tutti viso a viso, insomma, perché reputo questa assemblea forse una pietra miliare per quello che saranno gli sviluppi di tutta la filiera, scusami, grazie, non sono abituato, come te che lo dice Sanremo Castrocaro. Vi dicevo, e quindi mi preme ringraziare Serena che appunto ci ha fatto questa presentazione dicendo che noi abbiamo creduto subito in Federmap, e vedo, grazie a questa assemblea, che tutti i propositi e tutta la vision che ci spiegava Serena si stanno attuando concretamente. Da questa assemblea si vede tutto ciò, perché ho conosciuto delle persone in questi due giorni, e mi ha fatto molto piacere, che credono come noi nella forza del gruppo, dell'associazionismo e così via. E infatti anche noi come Italiano Confetti Maxtress, io in particolare, crediamo che remando tutti nella stessa direzione sicuramente si possono ottenere risultati migliori in minor tempo. Noi sposiamo la filosofia cinese, no? Che dice: se vuoi andare dietro l'angolo, cammina da solo, se vuoi andare lontano, cammina in gruppo. Se un domani avrò il piacere che ci verrete a trovare in azienda, vedrete che il mio ufficio pubblica una targa, che è l'acronimo della parola TIM, rubata all'associazione marketing americana, l'acronimo della parola TIM, che dice: together everybody achieves more, insieme ognuno ottiene di più, riceve di più. Qua sono la presenza di americani, quindi devo stare attento a come tradurre, però il concetto è sicuramente quello. Noi come Maxtress ci crediamo molto e nella Federmap, come ha detto Serena dal primo momento, e crediamo che, non devo neanche parlare, ma un accenno va fatto, insomma, questi anni di pandemia che ci hanno un attimo fermato, e però ci hanno dato modo di riflettere molto, e convinti che il nostro settore, la nostra filiera, si può qualificare ulteriormente, grazie insomma all'apporto che tutti quanti possiamo dare. E noi quindi come Maxtress abbiamo lanciato una nuova sfida, principalmente per i nostri rivenditori. Qual è questa nuova sfida? È praticamente cercare di formare, educare, istruire i nostri rivenditori. Perché io ho notato una cosa, affiancando gli agenti nelle varie zone d'Italia, ho notato che si è perso un po' quello che è il concetto primario del confetto. Scusatemi che vengo sul mio terreno, però parlando dell'associazione adesso vi dico quali sono le difficoltà che anche noi abbiamo trovato. E parecchi praticamente non sanno cosa rappresenta il confetto, specialmente il dopo pandemia, no? Mentre prima si facevano tante confettate, fortunatamente si sta riprendendo. Adesso quest'anno veramente abbiamo incrementato del 40% rispetto all'anno scorso, proprio perché sono ripartite le confettate alla grande, anche perché è un elemento scenografico che chi organizza eventi lo sfrutta proprio per fare una scenografia un po' particolare. E allora il nostro intento adesso è far capire al nostro rivenditore cosa rappresenta il confetto, che è il simbolo della cerimonia, in particolare proprio del matrimonio. Ancora oggi quando incontri una coppia di fidanzati, cioè quando i confetti, proprio perché significa quando è che vi sposerete. E quindi praticamente questo è un concetto basilare, ma è ancora più basilare capire cosa si sta vendendo, e noi questo lo dobbiamo spiegare ai nostri rivenditori. E dico questo perché noi stiamo facendo un'azione verso i nostri rivenditori, cioè non più comprate, 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 ma vendete, vendete, vendete. Che significa? Che non più fare praticamente un'azione quasi di forza nella vendita al cliente, bensì formare il cliente che sappia spiegare, per esempio una coppia di sposi che deve organizzare un evento, sappia spiegare cosa significa il confetto
e poi viaggiare tra la miriade di gusti e di colori che noi abbiamo per capire quali sono i confetti più adatti alla loro cerimonia. Noi come Max Triss già dal secolo scorso, praticamente da metà del secolo scorso, quando siamo nati, abbiamo deciso di lavorare solamente la qualità. Questo forse è il segreto del nostro successo, sembra un po' il segreto di Pulcinella, però è una cosa che ci ha aiutato tantissimo. Noi già nella selezione della materia prima e quindi della mandorla utilizziamo la mandorla diavola, che penso la conoscete in assoluto, è la mandorla migliore al mondo, riconosciuta da tutti. E però addirittura quest'anno, che c'è stata una difficoltà nel reperire le mandorle per via della situazione climatica, noi ci siamo impegnati, siccome i coltivatori non volevano proprio sgusciarle le mandorle, perché sono uscite mandorle di calibro piccolo e poche mandorle di calibro grande, noi pur di prendere tutte le mani le mandorle dal calibro grande, abbiamo acquistato tutta la coltivazione di mandorle anche piccole. Quindi a settembre il Comune di Avola ci darà questo merito, faremo un evento, perché quest'anno, tra virgolette, abbiamo salvato la coltivazione della mandorla di Avola. Poi per quanto riguarda una mandorla appena appena più meno pregiata rispetto alla Avola, noi utilizziamo la Largheta spagnola, che dopo l'Avola è la miglior mandorla mediterranea. Poi per quanto riguarda le nocciole, utilizziamo solo e solamente quelle di Giffoni GB, che sono le migliori in assoluto. Come cioccolato, praticamente prendiamo le fave di cacao dall'Ecuador e dalla Costa d'Avorio, anche lì non più sultra, e lavoriamo praticamente in questo senso. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista dell'associazionismo che dicevo prima, quando mi dicono per esempio tu che lavoro fai, io dico creo sinergie. Mi piace molto praticamente creare sinergie non solo all'interno della filiera ma anche fuori dalla nostra filiera. Noi adesso abbiamo ultimato un contratto, abbiamo fatto con la TUN, non so se la conoscete, un'azienda di oggettistica, la quale ci darà le sue grafiche che noi apporremo su alcuni astucci da regalo e anche su dei barattoli di vetro che stiamo girando proprio da Bomboniera. E tutti i negozi TUN, i 900 e passa tra negozi diretti, franchise e corner, avranno i negozi Max Triss. Però noi in catalogo abbiamo per esempio un confetto alla Marena Fabbri, che è ottimo, veramente sta riscuotendo molto successo, il confetto con il caffè Kimbo e un'altra sinergia che abbiamo creato, e anche quella con gli amarelli della delizia calabrese famosa in tutto il mondo. E proprio parlando della Calabria, abbiamo chiuso anche il presidente della regione Calabria, Nini Tramontana, della Camera di Commercio calabrese e della Union Camera delle province calabresi, ci ha chiesto il confetto al bergamotto, cioè frutto tipico di Reggio Calabria, della provincia di Reggio Calabria. L'abbiamo realizzato, loro è piaciuto e partiremo a settembre anche col confetto al bergamotto. Quindi queste sinergie ci piacciono molto, cerchiamo sempre di farle compatibilmente con quello che è la produzione, perché noi per il nostro break even è tirar fuori 200 quintali al giorno. Però ci siamo attrezzati benissimo dal punto di vista della strumentazione, per esempio anche per quanto riguarda il cioccolato, che abbiamo cominciato a lavorare da qualche anno. Abbiamo comprato un macchinario che anche le aziende più rinomate di cioccolato non riescono ancora ad avere, così come abbiamo inserito i macaron, stiamo inserendo tanti prodotti da forno e abbiamo attualmente 3 stabilimenti, uno per la produzione dei confetti, uno per la produzione dei prodotti da forno, un altro per la logistica. Adesso ne stiamo ultimando un altro, perché il nostro intento è creare un'aula studio dove chiunque ne abbia voglia, sia curioso e così via, possa venire a capire come si produce il confetto. Avrà praticamente a supporto i nostri tecnici agroalimentari
e i nostri maestri confettieri che potranno spiegare come si produce il confetto e quindi creare il sogno in quello, l'Accademia del Confetto. Ci stiamo lavorando e speriamo di riuscirci nell'immediato futuro. Che dire più? Noi naturalmente siamo accaniti sostenitori della sostenibilità. La sostenibilità sia esogena che endogena. Che voglio dire? Voglio dire che siamo sostenitori dell'ecosostenibilità. Quindi i nostri prodotti, oltre che essere tutti naturalmente gluten free, e abbiamo impiantato nel 2016 un impianto fotovoltaico che ci dà il 50% del fabbisogno di energia, e adesso abbiamo impiantato anche un impianto di riciclo di calore che praticamente fa sì che non si disperda nell'aria, e quindi riusciamo anche ad essere attenti a quelli che sono i fattori ambientali. Naturalmente i nostri prodotti sono tutti seguono gli standard di sicurezza alimentare, però per sostenibilità io intendo anche quella interna. Qual è questa sostenibilità interna? È il rapporto umano che abbiamo in azienda, tra la proprietà e tutti i collaboratori. Qualcuno c'è stato e ha visto che è così, ma perché questo? È stata una cosa spontanea che è scaturita naturalmente. Perché? Voi provate a parlare male della Max Driss con il nostro collaboratore, vi aggredirà, perché l'azienda è sua. Perché i nostri collaboratori sono figli di ex collaboratori andati in pensione e adesso c'è la terza generazione di nipoti, tutti quanti. Allora si sentono l'azienda proprio con la loro. Perché? Perché con gli attuali titolari loro hanno giocato a pallone nel piazzale dell'azienda mentre aspettavano i genitori. E adesso sono gomito a gomito a aspettare che finisca il lavoro delle bassine per vedere quel gusto particolare che hanno inventato loro senza che nessuno gli avesse detto niente, come è uscito fuori. E hanno fatto le nottate insieme ai titolari, che sono sempre presenti prima di arrivare e gli ultimi a andarsi. Siamo amici, con qualcuno ci siamo anche imparentati all'interno dell'azienda, perché poi sono nati innamoramenti naturalmente e così via interni, quindi noi presenti ai matrimoni, ai battesimi, alle comunioni, e questa è la forza aziendale, un altro successo insomma della nostra azienda, di cui sono orgoglioso, ancor più che chi sfoglia il nostro catalogo, l'enciclopedia, avete visto il nostro catalogo, e quindi sono orgoglioso ancora più dei rapporti umani che ci sono all'interno dell'azienda. Stiamo investendo ancora tanto, in un periodo in cui tutti gli altri sono fermati durante il Covid, noi abbiamo investito ancora tanto con la cioccolata, come vi dicevo, usciremo anche con le tavolette da 45 e da 100 grammi, perché ho visto che il vending si sta utilizzando molto anche come partecipazione, anche per i bambini, insomma, e così via, alle feste, e quindi usciremo anche con queste tavolette qui, con i macaro, ci saranno delle sorprese anche a settembre con nuovi prodotti che non li dico ancora, dovrei fare brutta figura, non sai mai se riusciamo nell'intento. Quello che vi chiedo, che mi farebbe tanto piacere, di venire a visitare la nostra azienda. Con Serena siamo in contatto, con Nari, insomma, perché magari a gruppetti possiate venire e capire veramente quanto sacrificio, quanta fatica c'è dietro un piccolo confetto. Mi spiego? Perché molto spesso non ci si rende conto, e vorremmo che il confetto tornasse in auge così come lo era un tempo, simbolo del matrimonio. Vi prego, quindi vi invito caramente a venire in azienda e capire un attimino dietro, ecco, questo è un altro nostro successo che forse non dovrei dire perché è un segreto, cioè praticamente noi nebulizziamo lo zucchero direttamente sulla cioccolata, al contrario di altri. Non è dato sapere come, e se lo trasmettono i maestri confettieri di padre in figlio e adesso di nipote. Mi spiego, siamo gli unici che riusciamo a nebulizzare, comunque facendo crosta sulla cioccolata direttamente, lo zucchero. Questo è un altro segreto del nostro successo, che viene fuori principalmente dal
fatto che si è inventato il Maxtris. Cioè una ventina di anni fa il confetto era solo avola, era solo mandorla, voglio dire, poteva essere mandorla spagnola, mediterranea, poteva essere mandavola, però era solo mandorla e zucchero. Grazie a Maxtris il confetto è diventato confetto a gusto e sono esplose le confettate, che adesso insieme al sottotitolo insomma è diventato qualcosa che non deve mai mancare in ogni evento. Io vi ringrazio tutti dell'attenzione, sono partito con un altro evento.